Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere intervenuti a questo, possiamo chiamarlo anche aperitivo letterario, vi diamo anche questa bella patente. È un onore per me avere invitato Adriana Sini, che qua presentiamo con la sua ultima fatica, che è Agnese una Visconti, dunque un argomento prettamente medievale interessantissimo, perché non solo riguarda Mantova, ma riguarda anche Milano, essendo stata una figlia del nostro signore amatissimo Bernabò Visconti, scalzato nella maniera, come sapete, dal suo nipote da Pavia, così, e ne parleremo, ma particolarmente parleremo del destino di una delle sue figlie, che è appunto Agnese Visconti, che prese molto dal padre come carattere. Una premessa: un anno e mezzo fa, cioè diciamo anche 2 anni fa, al ponte del 2 giugno io sono andato a Mantova a vedere i rifacimenti, la sistemazione della Camera degli Sposi, e per confermare la mia prenotazione online sono entrato al castello. La seconda cosa che ho visto dopo l'atrio è stata questa lapide che commemorava il posto dove Agnese terminò i suoi giorni. Non rubo altro tempo ad Adriana, innanzitutto volevo fare la prima domanda alla nostra autrice con una premessa. Ringrazio Scritture Scritture della collaborazione e la sua casa editrice, c'è un bel rapporto con questa casa editrice di Napoli e vorrei continuare questa collaborazione anche in futuro con loro, anche perché a Napoli vedo che lavorano bene. Adriana, io ti volevo chiedere innanzitutto chi sei? Sono una scrittrice. Buonasera intanto a tutte e a tutti. Sono una scrittrice di romanzi storici. Ne ho scritte un bel po', più di 10 credo. E prevalentemente scrivo su figure femminili, ma non è detto, ho anche dei romanzi al maschile, uno dei quali, mi piace ricordarlo, è un vezzo. E nella foresta di Swan porta la prefazione di Franco Cardini, che per me è stata una grande soddisfazione. E questo libro, questo romanzo su Agnese, mi sta già dando, è uscito da pochissimo, ma mi sta già dando molte soddisfazioni. Io l'ho amata molto Agnese, l'ho sentita e credo di essere riuscita a trasmettere questa mia partecipazione alla sua vita, poi alla sua tragedia, in modo abbastanza potente, perché ho dei riscontri da parte di chi già l'aveva letto che insomma, mi rincuorano. Oggettivamente io ho letto, prima di contattare la casa editrice, le recensioni su internet e su blog indipendenti, così, e ho trovato anche delle citazioni anche su Wikipedia, che è sempre tanto maltrattata, però effettivamente questo libro è già stato incluso sulla biografia come fonte di Agnese Visconti. Allora, introducendo, e dunque ti faccio già in anticipo i complimenti proprio per queste belle recensioni, perché comunque noi selezioniamo anche della gente valida e noi abbiamo capito che comunque questo era un libro valido. E la mia domanda è: la scelta di Agnese e soprattutto che cosa, tra virgolette, ti ha fatto innamorare di questo personaggio? La scelta di Agnese, io per il mestiere che faccio, scrivo romanzi storici, frequento molto la storia ovviamente, e nel fare le ricerche, nel documentarmi su determinati personaggi, ne incontro altri e prendo le idee per i prossimi. Quindi Agnese in qualche modo si è fatta notare, ha alzato la mano e ha detto pure me. E quindi mi sono appassionata, perché ho visto subito che si trattava di una storia interessante, poco conosciuta e nello stesso tempo molto variegata, perché offre tanti spunti anche di riflessione. A volte si pensa il passato, il Medioevo, come appunto tempi lontani che non ci appartengono. Non è vero, il passato ci appartiene e fa parte di noi, non solo, ma la storia si ripete, poi cambiano determinati, non so, si va avanti con le tecnologie, questo sì, ma i sentimenti restano gli stessi, invariati nel tempo, sono sfumature. E quindi l'ho ritrovata, ho ritrovato questa donna
caparbia, questa donna intelligente, forse un po' altezzosa, ma era la figlia di Bernabò Visconti e lui, e dico tanta madre, Beatrice Regina della Scala, due personaggi certamente notevoli, entrambi, seppur nelle differenze, molto potenti, no? Caratteri forti, tra l'autoritario e l'autorevolezza, no? Per cui non poteva che non venire una figlia così, essendo la prediletta e quindi quella che aveva goduto di più delle attenzioni del padre, soprattutto del padre. Di conseguenza un personaggio che mi ha affascinata, perché essere una donna ribelle, volitiva, nel 300, insomma, è già difficile oggi a volte, figuriamoci all'epoca, e poi quando dimostra queste sue doti con maggiore efficacia, quando è già sposata al Gonzaga, un matrimonio combinato come erano i matrimoni allora, un matrimonio sofferto, perché subito e sofferto, però Agnese si ritrova completamente isolata alla corte dei Gonzaga, con il suo carattere appunto indomito, una personalità forte, lei non piega la testa, lei non obbedisce, d'altra parte era suo padre stesso che l'aveva abituata a, perché diceva sono i cani che obbediscono, tu sei Marisconti, non volendo, diciamo che l'ha messa sulla cattiva strada, perché poi nella vita matrimoniale non era certo quello che le serviva, no? di non abbassare la testa, di pretendere, di volere, e quando suo padre purtroppo cade nel tranello di Gian Galeazzo, che era il nipote, e quindi poi incarcerato e poi muore, lei rimane completamente sola e isolata. E qui sta il bello, perché essere ribelli, essere orgogliosi del proprio casato, quando si ha alle spalle un padre potente, una famiglia potente, può far pensare che vabbè, giochi facile, perché sai che ci sarà qualcuno che alle brutte verrà a salvarti. Ma nel momento in cui rimane completamente sola e appunto isolata nell'ostilità della corte dei Gonzaga, lei non cambia di un centimetro le sue posizioni, rimane ferma, non solo, ma si batte disperatamente per vendicare il padre. E questo vuol dire avere un carattere eccezionale. Nelle recensioni, ribadisco, del tuo libro, ho notato una cosa, adesso ti pizzico un attimo. Sembra sempre, noi abbiamo, tranne alcuni ovviamente che hanno studiato molto più di me la figura di questi Visconti all'epoca di Bernabò, noi abbiamo sempre il concetto che anche se è stata un'usurpazione quella del 1385, comunque è stata una cosa giusta, perché noi ci abbiamo guadagnato un duca di Milano, suo nipote, che l'anno dopo comincia l'edificazione del nostro Duomo attuale, e mentre Bernabò è visto come il diavolo, perché era un diavolo scomunicato, soprannominato proprio come diavolo di fatto. Invece nella ricostruzione sembra quasi, anche dalle tue recensioni, che insomma si può anche stare, tra virgolette, qui tipo della provocazione, dalla parte di questo ramo dei Visconti, perché comunque Agnese fa di tutto per cercare di aiutare anche i fratelli sopravvissuti, diciamo, al colpo di Stato, perché il colpo di Stato fu, è inutile andarci dietro, è stato scavallato giù e rinchiuso a Trezzo. Tu cosa ne pensi? Questa cosa può essere accettabile o è un punto di vista alternativo e basta? Favorire Bernabò piuttosto che il nipote dal punto di vista del giudizio morale? La storia viene scritta dai vincitori, chi perde ne esce sempre male. La stessa cosa vale per Agnese, le cronache mantovane fatte scrivere dai Gonzaga la descrivono come
brutta, cattiva, terribile, con un caratteraccio, perché devono giustificare il fatto di averle fatto fare una brutta fine. Quindi qual è la verità? La storia di bugie, insomma, ce ne sono a bizzeffe. C'è un filosofo spagnolo naturalizzato statunitense, morto negli anni 50 in America, che provocatoriamente, ma non troppo, diceva: la storia è un mucchio di bugie su eventi che non accaddero mai, scritti da chi lì non c'era. Questo per dire che stando alle fonti bisogna sempre poi capire qual è l'interesse di chi scrive, che cosa ci vuole tramandare. E di leggende nere sui personaggi ce ne sono un'infinità. Io ho scritto Un caffè con Robespierre proprio per tentare di rivalutare questa figura bistrattata, uno dei pochi che aveva votato contro la pena di morte, e poi è considerato il sanguinario, il tagliateste, e lui ha firmato più domande di grazia che decapitazioni, però passa alla storia perché questo faceva comodo a chi l'aveva fatto fuori. Quindi la leggenda nera di Bernabò, quante cose sono vere di quanto si racconta, della sua crudeltà. E poi non dimentichiamoci che all'epoca non c'erano regnanti gentili, e lì erano lotte di potere, continue guerre, continue usurpazioni. Non era più crudele di altri. E allora il suo nipote, che lo prende, lo fa con la scusa di volerlo salutare, lo fa uscire da Milano, no? Dalla porta, per trarlo in inganno, è migliore di lui, che magari faceva mangiare le scomuniche papali, si dice, poi chi può stabilire se sia vero o meno. Si racconta, fra le tante leggende, che aveva fatto mangiare ai legati del Papa la bolla con cui lo scomunicavano, eccetera. Vero o non vero, non è peggio di tante altre cose che vengono fatte dai Gonzaga, appunto dal ramo dei Visconti, eccetera. Ma pensate per esempio a Vlad Tepes, passato alla storia come Dracula, l'impalatore. Sì, ma quello dove l'aveva imparato a impalare i nemici? Dagli ottomani, dove era stato prigioniero per 8 anni. Quindi, però poi l'etichetta è stata appiccicata a lui. Quindi su questo io ho le mie riserve, e invece valuto che Bernabò, che sicuramente non era un carattere tenero, però aveva anche una personalità di spicco, e aveva una moglie che probabilmente valeva molto più di lui, e che l'ha sempre sostenuto, l'ha sempre aiutato nell'amministrazione della signoria, e anche nelle trattative politiche. Cioè, erano una bella coppia, con tutte le contraddizioni, una delle poche coppie che, pur essendo frutto di matrimonio combinato, comunque sono stati sempre molto uniti, e questa è già una rarità tra i matrimoni combinati. Quindi unire Milano con Verona, con questo matrimonio con una della Scala, vuol dire avere la più grossa signoria ghibellina sul nord Italia, risolvendo problemi a ovest con francesi e Savoia, risolvendo vari problemi in maniera molto cruenta con padovani, vicentini, con la Serenissima, con i trevisani, con tutte queste situazioni. Sposare un Gonzaga invece cosa significava? Tutto sommato faceva comodo a entrambi, sia ai Visconti che ai Gonzaga, che erano stati in lotta per decenni. E il più forte era Bernabò nei confronti di Ludovico Gonzaga, il padre di Francesco, sposo di Agnese. Però sicuramente conveniva più ai Gonzaga, perché avere uno come Bernabò alle porte non faceva dormire sonni tranquilli. Con questo matrimonio lui appianava situazioni vecchie di anni, e si andava verso una concordia. Naturalmente
la pace e la concordia erano sempre sul filo di lana, perché bastava un cambio nello scacchiere politico e subito cambiavano le alleanze. Non è di oggi, non è dei politici di oggi di saltare sul carro del vincitore, si faceva già allora, no? E quindi un cambiamento nello scacchiere politico provocava subito un cambiamento nelle alleanze fra gli stati. Però al momento del matrimonio fra Agnese e Francesco Gonzaga sicuramente era stata una partita positiva per entrambe le famiglie. Noi abbiamo a Mantova varie testimonianze di passaggio di come, tra virgolette, Milano ha trattato e viceversa Mantova. Non è solo una questione di Visconti e Gonzaga, ma fu anche una questione di Sforza e Gonzaga. Il fratello di Lodovico il Moro, prima di sposarsi con Bona di Savoia, avrebbe dovuto sposare la Paolina Gonzaga, che era di fatto perfettamente affrescata dal Mantegna nella Camera degli Sposi. Poi ho letto che dopo che lui, Francesco Gonzaga, nel 1390, se non sbaglio, fece fare la fine che fece fare ad Agnese, si risposò. La moglie gli portò in dote la tara del rachitismo, per cui morì di rachitismo la seconda moglie, e anche il suo erede ereditò questi geni, diciamo così, tra virgolette, malati, per come concetto dell'epoca, si può dire un tipo di malattia, così come se fosse una condanna. Invece i Gonzaga dell'epoca degli Sforza avevano la gobba che arrivava dai matrimoni contratti a Ferrara, perché la gobba era una cosa che si manifestava nei figli dei Gonzaga successivamente. Poi questo Francesco, quando perde la seconda moglie, va in Terra Santa. Vorrei che tu parlassi un attimo di questo carattere, che poi verrà esemplificato molto anche dal Machiavelli nel Principe, perché il Principe dice: la ragion di Stato massacri, uccidi, insanguini, però abbellisci l'Italia fino ai giorni d'oggi di tutti questi tesori di mecenate, che però mantiene potere con questa forma di spargimenti di sangue, famiglia compresa. Mi interesserebbe molto che tu parlassi di questa condanna che subì Agnese con questo matrimonio, cioè la persona di Francesco. Sì, intanto una considerazione generale. Noi siamo abituati, è un po' la formazione scolastica e poi via via, no? Per esempio, mi viene in mente Giulio Cesare, un grande condottiero, lo ammiriamo, siamo educati ad avere una certa riverenza per personaggi, questi condottieri di grande fama, cioè. Però se ci pensiamo, lui, ma come tanti altri, ha fatto 3 milioni di morti con le sue guerre di espansione, 3 milioni di morti. Però non ci viene di considerarlo un assassino. Se ci riflettiamo un momento, è una mentalità forgiata per... è come quando si dice se una persona ruba poco è un ladro, se ruba un regno è un grande conquistatore. Quindi c'è questo aspetto che secondo me vale anche per il Gonzaga. Se andiamo a consultare le biografie, eccetera, si parla del Gonzaga come il fabbricatore, colui che appunto fece costruire il castello che tuttora abbellisce Mantova, fece edificare delle chiese importanti, eccetera. Intanto vorrei dire che questi signori, tutti, non solo il Gonzaga, non abbellivano la città per metterla a disposizione dei posteri, perché poi magari qualcuno ne facesse dei musei in seguito. Lo facevano per loro stessi, lo facevano perché più davano l'idea di una città in costruzione, con edifici importanti, questo accresceva la loro potenza, era subito, immediatamente visibile la loro capacità di stare
nella disputa politica, no? Con quale forza, con quale potenza, con artisti di rilievo, che tutto per la loro gloria, non era per il prossimo. Quindi poi noi gli siamo grati ugualmente perché oggi ce li ritroviamo, ma non era nelle loro considerazioni. E nel giudicarlo, quest'uomo che sicuramente è abile, però poi dipende da ciascuno di noi che cosa pensa rispetto ad alcuni atteggiamenti. Lui è un opportunista, si schiera sempre dalla parte del più forte, non esita a cambiare bandiera non appena vede che c'è un indebolimento del suo alleato. Si presta, consideriamo che Gian Galeazzo Visconti fa uccidere il padre di sua moglie, non è una cosa da poco, no? E lui si allea con Gian Galeazzo, senza scrupolo alcuno. Ci piace un personaggio così? A me personalmente no. Si presta ad accompagnare la figlia Valentina di Gian Galeazzo, che sposa in Francia, si presta ad accompagnarla, quindi un ruolo d'onore, no? Però cosa fa? In Francia incontra anche Carlo Visconti, il figlio di Bernabò, quindi non cessa un momento di stare col piede in due staffe, perché magari pensa che Carlo nel frattempo è riuscito ad avere certe alleanze e potrebbe rovesciare Gian Galeazzo, quindi vuole anche tenerselo buono. Insomma, è un personaggio che, a seconda di come uno la pensa, può risultare politicamente molto abile, però potrebbe anche essere dal punto di vista umano molto discutibile. Personalmente non mi era simpatico. È da fare. La penultima sarebbe che tu facessi cortesemente un affresco per una cosa che mi ha colpito. Usando un termine un po' in gergale, lo sclero, chiamiamolo così, di Agnese, corte a Mantova, è quando dopo il colpo di Stato di Milano si vede arrivare questo ambasciatore di Milano che è un Lampugnani. La famiglia Lampugnani è famosa anche per l'attentato e l'eccidio di Santo Stefano del 1486, quando Gian Galeazzo Sforza viene assassinato nella famosa congiura del 26 dicembre davanti alla chiesa. Per cui mi descriveresti un po' l'affresco di queste famiglie, perché poi ho notato anche i nomi e cognomi di quelli che giudicano Agnese, al di là della cameriera, al di là della sua guardaroviera, così questo processo viene fatto da persone notabili di Mantova, e però sono sempre quelli cognomi, non solo i signori sono i primus inter pares, ma anche i personaggi di contorno hanno ancora qualche pecca da scontare dal punto di vista della storia, della loro anima poco pulita, diciamo così, in questo processo che dura 24 ore di fatto. Ma come succede ancora oggi, chi ha il potere comanda sempre su tutto e su tutti. Le grandi famiglie di Mantova sì, hanno un potere, hanno un peso, e Francesco Gonzaga lo sa bene, infatti li tira dalla sua parte, ovvero li coinvolge, chiede un parere preventivo ai capostipiti delle varie famiglie più importanti di Mantova per sapere cosa ne pensano, come si deve comportare nei confronti di sua moglie. Lo fa strategicamente perché li vuole dalla sua parte. Una volta che ti ho coinvolto sicuramente sarà difficile metterti contro di me, però facendo trapelare benissimo quale fossero le sue intenzioni. E i pareri di queste famiglie risulta che fossero un po' discordi, nel senso che c'era chi propendeva per punire sì Agnese, ma in modo meno pesante, meno tragico, ovvero all'epoca si potevano ripudiare le mogli chiedendo alla Chiesa il permesso, ma era una dispensa che
oltretutto corrompendo un po', no? Con un po' di soldi si poteva sempre avere tutto e si poteva mandare in convento, cioè c'erano altre vie. Quindi ci sono state varie voci di queste famiglie, ma erano voci debole, perché rispetto alla volontà di Francesco di eliminare questa moglie così scomoda, loro hanno abbassato la testa, anche perché poi gli atti, l'ultimo atto l'ha firmato lui, non l'hanno firmato i suoi, chiamiamoli, consiglieri. Quindi la decisione finale l'ha presa lui. Sospetta questa storia, nel senso che quando Francesco parte per la Francia, come accennavo prima, per accompagnare la figlia di Gian Galeazzo che va in sposa, affida la moglie a un Antonio da Scandiano, uno dei suoi migliori cavalieri. Lo descrivono come un uomo giovane e attraente, ma la cosa strana è che Agnese ha già una scorta di uomini più normali, meno dotati, diciamo così. E questo ingenera subito un chiacchiericcio a corte, perché insomma, ma lei stessa, almeno io ho immaginato che si facesse venire un sospetto, no? Perché pur avendo una scorta, cambiarla e affidarla a un uomo giovane, bello, con tutte le doti di questo mondo, una donna che è giovane anche lei, è sola, è triste perché c'è un matrimonio difficile, quindi è come se fosse una trappola che piano piano, no, prende forma e così con pazienza poi va a buon fine per il Gonzaga.